C'è chiaramente un legame speciale che collega i videogiochi alla cosiddetta stampa generalista, specie quella italiana. Un legame chiaramente negativo che vede il nostro intrattenimento preferito diventare la causa o il capro espiatorio di un qualche crimine, oppure essere utilizzato in malo modo per approfondire una notizia. Ed è esattamente quello che è successo ieri sera sulla 7 alla trasmissione Atlantide. Volete scoprire l'incredibile figura di m***a? Seguitemi che ve la racconto. Ieri sera, 8 gennaio, ore 21:15, il conduttore Andrea Purgatori è alla guida della trasmissione Atlantide sulla 7, come ogni settimana. Si tratta di un programma in prima serata che approfondisce l'argomento più scottante del momento. Ovviamente la puntata era interamente focalizzata sull'uccisione del generale Soleimani e soprattutto sulle terrificanti conseguenze che vedono America e Iran ai ferri corti e l'intero mondo con il fiato sospeso per quello che sembra un conflitto praticamente in procinto di deflagrare con grande violenza. Non è un caso che la puntata di ieri sera sia intitolata A un passo dalla guerra. Il dramma è tangibile. Purgatori apre la trasmissione con un presunto documento esclusivo e incredibile. Il video dell'uccisione del generale ripreso dalla telecamera del drone che ha effettuato il suo assassinio e di tutta la scorta che lo stava accompagnando. Il presunto pilota del drone che dichiara le sue azioni mentre le compie. Esplosioni, figure umane che scappano. Sembra un film, anzi un videogioco, ma Purgatori ci tiene a sottolinearlo durante la sua telecronaca piena di pathos e dramma. Sembra un videogioco, ma non è un videogioco. Vi faccio subito vedere una cosa, ed è una cosa che somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco. Il footage video va avanti per quasi 2 minuti ininterrotti, dove possiamo assistere a questa spietata carneficina, accompagnata soltanto dalle parole dense di angoscia del conduttore. Qualcuno di voi tra i più attenti avrà però già notato che lì in alto nel video sulla destra si legge chiaramente Development Footage, This is a work in progress. Una tipica frase che accompagna solitamente i video di gameplay di un qualche videogioco prima che esca. Manca giusto la scritta alfa o beta. E infatti nel giro di pochissime ore, Associated Press e AFP Fact Check hanno pubblicato un lancio importantissimo. Quello che si vede nella trasmissione italiana Atlantide è uno spezzone di gameplay del simulatore AC-130 Gunship Simulator, titolo di Byte Conveyor Studios per iOS e Android, annunciato una vita fa e di cui in realtà si sono un po' perse le tracce. Adesso ve ne faccio vedere un altro pezzettino. Insomma, non c'è niente di reale, e altro che somigliare a un videogioco. È un videogioco. Tra l'altro un videogioco basato sulla AC-130, un enorme aereo quadrimotore a elica che viene utilizzato come una cannoniera volante dall'esercito americano. Non è insomma un drone, e tra l'altro, pur non essendo un esperto di droni militari, non credo che esista un drone volante in grado di montare una mitragliatrice con quella gittata. L'errore chiaramente poteva anche starci, non è nostra pretesa che la redazione di La 7 si documenti prima di confezionare un servizio, o almeno si preoccupi di coinvolgere un qualche consulente militare o anche semplicemente un giocatore. Non lo fanno i politici, figurarsi se si sentano in obbligo le redazioni di una TV generalista. E tra l'altro non è neanche la prima volta che AC-130 Gunship Simulator venga utilizzato in notizie di attacchi militari o terroristici, scambiando il suo gameplay per riprese reali. Però la solita roba imbarazzante è il comportamento di Purgatori e di La 7, che non appena si sono resi conto del fail, hanno rimosso in fretta e furia il video dal sito ufficiale della trasmissione, con il giornalista che addirittura è intervenuto su Twitter, ovviamente non per scusarsi, ma per dire che sapeva benissimo che si trattava di un videogioco, però rappresentava la perfetta dimostrazione di come colpisce un drone. Ricordiamoci, di nuovo, che il gioco è basato su un aereo, non su un drone, e soprattutto... Ed è... una cosa che somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco. Che altro rimane da aggiungere? Da parte mia, nulla. Però rimango molto curioso di leggere i vostri commenti, anche perché davanti a figure del genere è davvero difficile non infierire. Come al solito, ricordatevi di seguire il nostro canale su YouTube, suonare la campanella e se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che fa sempre piacere.